Siamo qui con Massimo Castorina e Pietro Battiato, uno vincitore di Rione San Giovanni e uno sconfitto alla semifinale della vincente del torneo. Cosa vuoi dire riguardo all'intervista precedente? Io intanto voglio fare i complimenti a Pietro che ha vinto il campionato, aveva una bella squadra. Poi volevo dire due parole riguardo all'ultima intervista che ha fatto, perché siccome lui è un amico mio, a volte è più piccolo di me, lo voglio correggere in alcune cose. E lui credo che mi può dare anche il consenso, perché alla fine può dare ragione su certe cose. Purtroppo nei momenti di euforia, voglio dire, intanto la partita... Alla fine loro erano forti, però alla fine non ha vinto facilmente, perché su 3-2 un pochettino l'ho visto un pochettino bianco in faccia. Dilla la verità. Sì, ce la siamo giocata, anche lui mi ha complimentato l'indomani. Erano forti, complimenti, nazionali, però noi sempre ce la siamo giocata e non credo ha vinto facile, non è stata una semifinale facile. No, per me quella è stata. Doveva essere la finale del terzo, però peccato che siamo capitati in semifinale. E così è stato. E poi voglio specificare che lui dice che non ricordava Etna Ceramiche, ha detto chi è Etna Ceramiche? Etna Ceramiche conosco, Etna Ceramiche di Nicolosi. Invece Pietro, Etna Ceramiche, conosce Etna Ceramiche di Santa Venerina, perché ti voglio ricordare che nella casa di Pietro c'è tutto Etna Ceramiche, perché ci sono i sanitari Etna Ceramiche, rubinetteria Etna Ceramiche, piastrelle Etna Ceramiche, quindi alla fine uzzunando a cattone da tutte Etna Ceramiche. Vero. Allora, facciamo ancora complimenti a Pietro. Grazie. Battiato per il torneo e ovviamente Massimo Castorina, come ha ben detto, potesse anche una possibile finale, e ricordiamo anche le squadre che hanno preso nel pescaggio degli scontri, quarta e gli ottavi, ambe due squadre che erano degni avversari. Un complimento ancora, un in bocca al lupo e speriamo di vederci l'anno prossimo. Grazie. Grazie.